La perla, su punizione di Lisi, arrivata a metà primo tempo, regala al Perugia, nel 21° turno di Serie B, altri 3 punti in trasferta ad Ascoli, per quella che è la quarta vittoria su 7 totali del Grifo, lontano dal Curi. Al Del Duca, la truppa di Alvini, è stata poi brava a gestire il vantaggio, per 3 punti che proiettano i biancorossi a quota 31, ad una sola lunghezza dalla zona playoff. Sono 3 punti importanti, meritati. Grande merito alla squadra per come ha saputo leggere e interpretare la partita, il resto non conta. Per me è stata la squadra, la coralità, siamo stati squadra, siamo voluti essere squadra, abbiamo avuto a cuore quello che volevamo essere, questo è importante. 3 punti aurei anche per la Ternana, che ha liberati, supera 2-0 la Regina in una gara messa in ghiaccio già nel primo tempo in appena 3 minuti. Al 13° Fera avanti con lo spettacoloso colpo al volo mancino di Pettinari, che sfrutta nel miglior modo possibile il 10° assist stagionale di Partipilo. Poi al 16° lo stesso ex Bari crossa da destra, Pettinari sovrasta Aia, ma la sua incornata è deviata sulla traversa da Micai. In agguato c'è però Palumbo, che timbra il 2-0. Nella ripresa la Regina resta in 10 per l'espulsione di Bellomo. Poi la Ternana può calare il trist dal dischetto per un fallo in area di Cionek, ma Micai neutralizza Partipilo dagli 11 metri. I rossoverdi sono ora a quota 27 punti, a più 6 dai play-out e a 5 lunghezze dai play-off. Qualche sfumatura da correggere, però diciamo che oggi erano importanti 3 punti anche in vista delle prossime 4 partite abbastanza impegnative, di cui 3 in trasferta, e quindi era importante mettere fiano un cascino. Si giocherà sempre, oltretutto noi giocheremo con squadre forti che ti stancano, perché sono ovviamente di una qualità importante per la categoria, e quindi ci faranno correre tanto, e noi avremo bisogno di attingere da tutta la rosa, perché incontreremo nel giro di pochi giorni Pisa, Monza e poi doppia trasferta Parma e Spal, quindi insomma dai, non dei bellissimi clienti, e quindi insomma era importante oggi portare a casa la vittoria.